Trying to put you in a worse mood. Be more cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red limb just to tease you. None of these toys on the least to make your whole year in a week to main chick out of your leak to side chick out of your leak to house so empty, need a centerpiece. Trendy wrecks a table cut from my beneath. Cut that ivory in skinny pieces and she clean it with a face, man. I love my bed. Buongiorno a tutti. Oggi Get Ready With Me, dove vi mostro la nuova collezione di Kiko natalizia, questa con il pack rosso che è la Holiday, vedete com'è? Mi hanno mandato proprio ieri questi prodotti, compreso un rossetto che però non indosso in questo video, un rossetto e una matita. Un'altra cosa che non ho utilizzato è questo siero, perché è un siero dove non ci si può esporre al sole, siccome io la mattina comunque adesso c'è il sole, tendo comunque ad avere i raggi solari attraverso il finestrino della macchina, ho preferito non applicarlo, però lo voglio provare di sera. Poi ho utilizzato questa palettina qui, che è veramente molto bella. Ci sono 1, 2, 3, 4 colori opachi e tutti quanti shimmer satinati. Ho utilizzato questo qui che è un colore rosa antico scuro, molto bello. Io spero che il video vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Ho già steso la Defense Tolerance 100 di Bioniche su tutto il viso e l'ho fatta ben assorbire. Adesso vado con la nuova crema contorno occhi, più che crema è siero contorno occhi, anti-imperfezione per le occhiaie e per le borse di Kiko. Ha l'applicatore, quindi teoricamente andrebbe applicata con questo ed è un applicatore freddissimo. Molto particolare la sensazione che sto sentendo. Sento prima fresco, poi un po' di bruciore lo sento, cioè nel senso un po' di calore. Forse è proprio la crema che fa questo. Poi adesso applico sempre per la prima volta con voi il fondotinta di Labo, questo qui della linea 6 acidi ialuronici, filler makeup con SPF 25, numero 43 nude. Bisogna girarlo bene perché ho visto che è tipo acqua in pigmenti, no? Quella tipologia che a me piace molto, però bisogna girarla bene bene bene. Si clicca qui e si preleva il fondotinta. Vedete? Lo applico direttamente sulla mia spazzola, è molto fluido, molto. Conviene fare così perché questo pennello l'ho acquistato un bel po' di tempo fa, ve ne volevo sempre parlare, poi mi sono dimenticata, su No Wish, AliExpress, e ho pagato tutto un set sui 12 euro. E li trovo veramente divini. Voi sapete che MAC ha fatto la stessa tipologia di pennello, che costano un botto i soldi ovviamente, appena sono usciti io ne ho acquistato uno, e dovete sapere che ultimamente nel lavaggio mi sono resa conto che si è un po' scollato quello là da 50 euro. Questi qua da praticamente 1 euro l'uno sono intatti. Devo dire che il fondotinta è molto carino, forse è un po' troppo chiaro per il mio colore, però adesso lo andiamo a scoprire con la terra. Come correttore utilizzo un mix di questi due di Urban Decay, che sono Naked Skin in Light Warm in Medium Natural. Questo è Medium Natural e Light Warm lo applico esclusivamente qui con due puntini. Ovviamente Simona si è dimenticata il pennello per il correttore, quindi lo stendo con le dita. È un po' di tempo che sto testando la nuova cipria di NYX, questa in HD, è compatta, la stendo con il pennello questo qui di Neve Cosmetics, questo piatto. Mi la mandarono per i NYX Face Award, dove entrai nella classifica dei 30, top 30 insomma. Mi mandarono un kit di questo, di un fissante e di un primer. Fissante e primer non li ho ancora provati, ma semplicemente perché ho troppi prodotti aperti e mentre una polvere diciamo si perde meno rispetto a un primer o a una soluzione
acquosa. Adesso vado su con questo mega terrone, sempre di Kiko, della collezione natalizia, che è il 2-in-1 bronzer and highlighter 01 gold 10. Vado col pennellino, questo qui di Real Technique, a prendere il marrone. Non male, perché non è troppo calda e non è eccessivamente scura, quindi per l'inverno va benissimo, anche se è una cosa del genere enorme, vi dura un anno praticamente, no, di più. La scadenza è 12 mesi comunque. E poi prendo l'illuminante da questo lato qui, lo inizio ad applicare sugli zigomi. Non mi fa impazzire, cioè non lo vedo bello glow. E adesso vado con il blush, che è lo 01, sempre della stessa collezione. Noto che sono un po' polverosi. Questo qui è leggermente shimmer, quindi sto attenta a dove lo applico, nel senso che vado sempre sulla parte dello zigomo, ma non me lo porto troppo al centro, dove abbiamo tutti i maggiori imperfezioni, come pori, come brufoletti e così via. Come base trucco utilizzerò questo ombretto qui di Nabla, Entropy. È uno champagne molto tenue, non è particolarmente shimmer, quindi non spara tantissimo. Adesso utilizzerò questa palettina qui, sempre di questa collezione di Kiko natalizia, e il colore che mi ha entusiasmata subito è stato questo. Quindi utilizzerò questo ombretto su tutta la palpebra mobile e successivamente con questo vado a dare il punto luce. Sotto l'arcata sopraccigliare vado subito con questo panna opaco centrale. E adesso vado con un mix di questi due marroni, che sono gli unici opachi della palette, oltre a questo panno opaco, anzi no, anche questo è opaco. E vado nella piega. Poi prendo un pennello pulito e diffondo il colore. Ricordatevi che per fare una buona sfumatura dovete avere due pennelli da sfumatura. Con uno applicate prodotto, con un altro pulito sfumate. Poi con questa matita qui di Wycon, che è quella dorata, numero 14, vado a illuminare solo questa parte qui. E con la matitina di Nabla, la Magic Pencil in Light, illumino la congiuntiva. Traccio una leggerissima riga di eyeliner, spero, perché quando vado di fretta a volte succede il macello. Con l'eyeliner, questo qui, sempre di edizione limitata, sempre di Kiko, di Natale. Vedete, c'ha il feltro molto sottile, quindi mi piace, però bisogna vedere se non si perde. Visto che è così sottile, vado a bordare leggermente la parte inferiore, così, congiungendo con l'eyeliner. Ho messo un pizzico di correttore qui, perché vedete che la sfumatura me la sono portata troppo giù rispetto all'eyeliner, che è più superiore, quindi l'ho fatta troppo esterna, però voglio che combaci con l'eyeliner. Quindi vado a pulire col correttore. Ok, molto bello questo ombretto, non notate? Mascara, utilizzo un mix dei due miei mascara preferiti del momento, che sono il Sculpt Volume di Kiko e quest'altro della collezione limitata Neo Noir. Allora, ho notato dopo un mesetto e mezzo che ho questo aperto che si è un poco addensato, quindi vedete che mega ritardo. Faccio le sopracciglia con la matita Uranus di Nabla. Lavo i denti e sono da voi di nuovo. Sulle labbra, questa nuova collezione è uscita con la matita labbra 02 in abbinamento con un rossetto matte
rosso, credo ci siano anche altre soluzioni, questo è magnetico come al solito, sempre 02, cioè si vendono insieme. Siccome stamattina non avevo voglia di rossetto rosso, quindi non lo metterò, metto il rossetto che avevo su ieri, il nuovo stilo 04 con la matita 414 di queste automatiche che sono favolose. Non sono uguali come rossetti, quindi questo qui lo applicherò anche sulla matita. Mi piace? A me molto, questo rossetto è veramente bellissimo, 04, eh? E niente, questo è il look finito, mi sembra molto elegante, leggero. Non lo so, che dite, vi piace? Io spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.